dovevo girare tre documentari, due in Lucania e uno in Calabria. Avevo già girato Frana in Lucania e Pericolo Bozzini sul tema delle frane. Dovevo arrivare a Bagnara Calabria per girare su un tema abbastanza affascinante di queste donne meravigliose che sono belle, alte, slanciate, sembrano delle ballerine ma portano dei grossi macigni sulla testa per costruire delle dighe o altre cose del genere. Se non che il viaggio fu interrotto brutalmente, nel senso che appena finite le riprese di Pericolo Bozzini venne fuori un grosso nubifragio, un nubifragio forse tra i più drammatici dell'Italia regionale. Noi rimanemmo immersi nel fango e alla fine soltanto dopo vari episodi così di difficoltà riuscimmo ad arrivare a Bagnara Calabria. Bagnara Calabria, appunto, pensai di inventare sulla base di queste donne una esile trama, un esile filo narrativo. Cioè, le donne di Bagnara sono quelle che lavorano non soltanto in casa, ma che lavorano con questi grossi pesi sulla testa per costruire una diga. Questo nel documentario. E mentre gli uomini sono impegnati nel mare. Quindi gli uomini non possono fare nulla. In paese, in casa e fuori, il lavoro è affidato alle donne. Quindi la donna diventa centrale. E come ripeto, queste donne erano molto belle, molto solide, molto forti, così con un'andatura molto nobile, però portavano questi grossi macigni per costruire una diga nel paese. La vicenda narrativa è affidata semplicemente ad una donna, così con la sua vita privata, con i suoi umili guadagni, con il suo umile vita. E tutto qui, tutto qui. Devo dire che questo documentario, che poi così ero abbastanza legato, è rimasto in una situazione particolare, cioè nel senso che si è persa la colonna sonora. Si è persa la colonna sonora e allora mi sono trovato nella necessità, con l'aiuto anche della produzione, ma nei limiti possibili, di ricostruire tutto il sonoro. Quindi, per fortuna avevo conservato il testo integrale del commento e l'ho fatto incidere di nuovo con la voce di Cucciolla, poi i rumori, tutto il resto e la musica, soprattutto la musica di Daniele Paris era assolutamente scomparsa. E allora con l'aiuto di Alberto Macchi abbiamo instaurato una nuova colonna musicale con le musiche sia di Lamberto sia di Stomacchi, cioè del padre. D'altra parte, questi problemi delle piccole produzioni con la perdita talvolta di negativi o delle colonne, eccetera, non sono una cosa abbastanza frequente, perché a parte alcuni casi in cui non voglio parlare, in cui c'è stata una vera e propria conservazione, in altri casi spesso queste piccole produzioni, finito lo sfruttamento del lavoro, buttavano, ma mandavano al macero, quindi parecchie copie si sono perse. Io personalmente ho conservato molte cose proprio perché ho fatto fare a spese mie delle copie personali. In questo caso purtroppo non avevo la copia personale, quindi ho dovuto ricorrere a queste ricostruzioni del sonoro. E dico un'altra cosa, che la situazione, approfitto per dire che la situazione del documentario o del cortometraggio, che poi era tutto chiamato documentario, era abbastanza difficile, nel senso che c'è tutto un percorso di leggi che mostra queste difficoltà. Un percorso di leggi nel senso per cui la produzione doveva spendere poco se voleva guadagnare qualcosa. Il regista doveva impegnarsi con poco tempo di riprese, con pochissima pellicola, con pochissimi mezzi e collaboratori a disposizione. E questo nel quadro di alcune leggi che vanno da quella del 3,5% fino alla legge 1213. La legge del 3,5% è una legge che precedeva l'anno 59 e che era basata sull'abbinamento del
del cortometraggio documentario di Pizzi Voglia a un film, per cui il 3,5% sugli incassi che venivano fatti attraverso lo spettacolo. È chiaro che c'era una corsa da parte dei produttori per cercare di far abbinare il proprio documentario a dei film di successo, e in questi casi anche dei documentari di scarsissimo valore o fatti con quattro soldi naturalmente fruttavano moltissimo. Poi è venuta una legge intermedia, così, che è durata fino così tra il 58, 59, 60, eccetera, una legge intermedia che ha istituito alcuni premi di qualità, cioè di 3 milioni per il bianco e nero e di 6 milioni per il documentario o corto a colori. Poi è venuta una legge cosiddetta 1213 che ha istituito la programmazione obbligatoria per di 120 documentari scelti da una apposita commissione messa lì dal Ministero dello Spettacolo, nominata dal Ministero dello Spettacolo. Se non che questa legge, che aveva pure qualche aspetto vantaggioso, perché a un certo momento sostituiva il concetto di qualità a quello precedente, che non era proprio un concetto di qualità, aveva un grosso difetto, che non si tutelava la proiezione di questi documentari, cioè spesso gli esercenti non proiettavano i documentari insieme col film, come diceva la legge, secondo la legge di programmazione obbligatoria, ma iscrivevano soltanto il documentario nel bordello e poi preferivano proiettare pubblicità o altre cose che a loro fruttavano di più.